Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Rieccomi con un nuovo video dopo questa lunga pausa, dovuta al fatto che sono entrata nell'ultima fase della mia gravidanza e quindi devo stare a riposo assoluto e non sono più riuscita a pubblicare video. Il contatto con voi in ogni caso non si è mai interrotto grazie ad Instagram e alla pagina Facebook. La cosa mi ha fatto molto piacere. Lascio giù nell'info box i link sia alla pagina Facebook che al mio profilo Instagram. Il video di oggi sarà dedicato a una breve review, del prodotto più degno di nota tra quei pochi acquistati nell'ultimo periodo. E sto parlando della palette Makeup Delight di Neve Cosmetics. In pratica un'edizione speciale di uno degli arcobaleni di Neve Cosmetics lanciato mesi fa in collaborazione con Makeup Delight Giuliana, che è una famosa youtuber che molti di noi seguono e amano. Io personalmente, tra le youtuber così famose, è l'unica che continuo a seguire ancora adesso, e quindi sicuramente anche questo fatto ha giocato a favore dell'acquisto di questa palette. La palette l'ho acquistata dal sito di Neve Cosmetics a fine luglio, quando c'era una offerta per cui lanciata da Giuliana stessa sulla sua pagina Facebook, per cui inserendo il codice Julie Loves Italy si pagava la palette scontata di 10 euro. Per me che acquisto pagando in contrassegno e scegliendo il corriere, il prezzo pieno della palette sarebbe stato 41,10 euro. In questo modo l'ho pagata 31,10 euro, che secondo me è il suo prezzo giusto, per cui non l'avrei mai acquistata senza offerta, lo dico spassionatamente. La palette si presenta come tutti gli altri arcobaleni, però cambia il colore del packaging, che anziché essere il solito marrone melanzana, è questo fantastico colore tra il blu e il verde che io adoro. Sulla copertina troviamo in rosa metallizzato il nome di Makeup Delight e poi tutti questi oggetti raffigurati che rappresentano un po' la storia di questa youtuber, storia che viene anche ripresa con i nomi delle singole cialde, e che vedremo poi in fase di swatch. All'interno troviamo, come in tutti gli arcobaleni, le 10 cialde della stessa misura, però i colori sono molto diversi perché proprio la prima caratteristica che salta all'occhio quando si ha davanti questa palette è proprio la particolarità delle nuance e la variabilità che troviamo al suo interno, per cui di conseguenza il pregio maggiore di questa palette è la versatilità di utilizzo, in quanto si può spaziare dal trucco più semplice, quasi nude, al trucco più sofisticato con cialde di questo tipo o colorato che si possa immaginare, e le cialde, diciamo gli swatch, parlano da soli. Proprio perché non so se riuscirò a pubblicare video dedicati a trucchi realizzati, quindi tutorial o face of the day dedicati a questa palette, ho già pubblicato e pubblicherò ancora, sempre su Facebook ed Instagram, varie foto con il face of the day realizzato con questa palette. Per cui, insomma, se vi fa piacere seguirle, fatelo, a me sicuramente fa piacere. Io adesso, ragazze, vi farei lo swatch di ciascuna cialda, poi ci vediamo per altre considerazioni sulla palette. Thank you.
penso di questo prodotto? Allora, in generale è un prodotto validissimo, del quale sono soddisfatta e che quindi il cui acquisto lo consiglio. Per il resto ci sono due piccoli difetti di questa palette. Uno è soprattutto per alcune cialde, come ad esempio questa qui chiara, che è Route 66, un pochino di poca scrivenza, perché si vede proprio, si è visto anche nello swatch. Però sicuramente è una scrivenza nella norma. Io tenete conto che magari penso a palette molto più pigmentate come l'Electric Palette, per cui sicuramente il confronto è sfavorevole per il prodotto, ma diciamo che la scrivenza è comunque nella norma. E poi ricordiamoci sempre che questi ombretti minerali possono anche essere utilizzati bagnati, per cui si può ovviare a questo inconveniente facendo questa procedura. L'altro difetto, che forse è un pochino più consistente, è la polverosità delle cialde, che accompagna un po' tutte loro, ma anche qui si può ovviare facilmente utilizzando una velina sotto l'occhio durante l'applicazione della polvere e magari facendo la base del viso in una fase successiva. Per cui in generale vi dico, la mia opinione è sicuramente positiva, perché comunque un prodotto di qualità garantito da un marchio come Neve Cosmetics, che produce trucchi minerali, quindi vegan e cruelty free, e quindi anche da questo punto di vista siamo tranquille, sia per spirito ecologista, sia per necessità proprio pratiche, per cui magari avete alcune intolleranze a alcuni ingredienti utilizzati normalmente nei cosmetici e in questo caso andate tranquille. Per il resto, poi l'ho già detto, è una palette che è bella, è inutile negarlo. Qualsiasi make-up addicted si innamora a prima vista di questi colori, soprattutto perché sono colori un po' insoliti, per cui ad esempio il verde, che è già un colore abbastanza difficile, come potete vedere lo potete trovare al suo interno in due nuance veramente particolari, per cui insomma soprattutto questo verde prato, che a me piace molto, una volta applicato veramente rende molto bene sugli occhi. E poi comunque la sfumabilità è molto buona, e questa è una caratteristica alla quale ad esempio guardo molto, per cui insomma il prodotto è sicuramente valido. E avrete capito che me ne sono già innamorata, soprattutto perché l'ho pagato 10 euro in meno. Va bene ragazze, io credo che sia tutto, spero di non avervi rimbambito con tutte queste chiacchiere, perché io stesso ho perso un po' il filo del discorso. Vi ringrazio per avermi seguita, fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate di questa palette e della mia review, e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!